a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi inauguriamo questa nuova rubrica in cucina con noi con una ricetta con la zucca. Sto parlando del rotolo di frittata farcito. Preparo tutti gli ingredienti e ve li faccio vedere. Allora, ci serviranno delle uova fresche. Io ne userò 10, 12. Facciamo 6 perché ne devo fare 2. Quindi uno lo farò con 6 e l'altro lo farò con le altre 6. Poi della zucca io userò questa qui un po' oblunga. Userò un pezzo più mezzo di quello lì, un pezzo intero di questi più mezzo di quello lì, del formaggio fresco spalmabile, del prosciutto cotto scelto e del parmigiano reggiano. Allora, cominciamo subito rompendo 6 uova in questo contenitore. Sì, Gabriele, poi ti insegno a cucinare. Andiamo ad unire 2 generosi cucchiai di formaggio, ma anche 3 come vi piace, insomma. A noi piace gusto, cioè per i bambini la faccio gustosa. Poi un pizzico di sale. Poco, non tantissimo, però un po' ci va. E come spezia aggiungo io la noce moscata. Adesso andiamo a pulire, la mettiamo da parte e andiamo a pulire la zucca. Andiamo a grattugiare un pezzo e mezzo di zucca. Adesso vi faccio vedere con cosa lo grattugio io. Vabbè, io uso questa grattugia, questa qui che ha tanti scomparti, tante facce. Uso questa qui con i buchi un pochettino più grossi. L'andiamo a mettere nel composto di uova e formaggio, eccetera. Gli diamo una prima sbattuta prima di buttare giù la zucca e poi andiamo a rovesciarci dentro la zucca. Nel frattempo ho acceso il forno a 200 gradi. Punto, mettiamo la carta da forno nella teglia che abbiamo deciso di usare. Io uso la placca questa qui del forno perché ho solamente questa, quindi o uso questa o uso questa. Una volta posizionata andiamo a versare
il composto di uova e zucca dentro. E poi lo spingiamo bene dappertutto in modo da fare un bel rettangolo. Una volta steso tutto, lo inforniamo per 10-15 minuti. Intanto che questo cuoce, io vado a preparare l'altro, così quando esce questo posso mettere subito l'altro. Allora, il primo rotolo è pronto. Intanto Gabriele sta pulendo i broccoli. Sto cercando. Eccolo qua. Guardate com'è venuto bello. Adesso lo leviamo da qui perché la teglia mi serve per metterci il secondo. A questo punto prendete un altro foglio di carta da forno. Lo mettete sopra. Tenete la carta sotto, il rotolo e la carta da forno sopra e ribaltate. E andate piano piano a levare, ma piano, se no si stacca la carta da forno. Sto staccando tutte le foglioline. Punto. Andiamo a mettere il formaggio, questo fresco, sopra e lo spalmiamo. Io ne metterò metà vaschetta e poi vediamo. Vediamo poi come va, insomma, perché secondo me basta, però è che si sta rompendo. Andiamo a mettere il prosciutto e poi arrotoliamo. Adesso, una volta arrotolato, a stringere abbastanza forte nella carta da forno e lo metto in frigo per una mezz'oretta, diciamo. In casa è stato apprezzato da tutti, tutti l'hanno gradito. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se la rifarete, fatemelo sapere. Adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!